Ciao amiche di Filo, oggi vi propongo il tutorial per realizzare una tendina, una semplice tendina. Io ho un mobile nella mia craft room che non ha lo sportello davanti e quindi si vede tutto a giorno. Poiché non sono molto ordinata, voglio realizzare proprio una tendina da applicare per vedere, quindi non c'è lo sportello, ma vedo questa tendina. La foto poi la metterò alla fine del video, come è d'altronde uguale a quella che c'è in anteprima nel video. Quindi nel mio caso, come vi ripeto, deve chiudere questo mobile. Avevo pensato di mettere dei ganci e quindi mettere poi delle aste. In realtà ho trovato una soluzione che vi propongo, quindi può essere sicuramente utile anche per voi, che sono queste aste che si mettono per le tende, quindi per applicare le tende in generale diciamo per le finestre, per le porte finestre e così via. Quest'asta io l'ho presa in un negozio di hobbistica, ecco, e può diciamo essere utilizzata per un'apertura che va da 55 cm fino a 90 cm. Il prezzo ve lo faccio vedere, che è veramente 2,20 euro, quindi costa pochissimo. Ecco, si regola in questo modo, quindi noi la fissiamo fra le due paretine del mobile e poi la mandiamo a compressione, perché qui c'è una molla all'interno. Un sistema quindi molto semplice. Ovviamente non dobbiamo sollecitare troppo la tendina, però come vi ripeto è un mobile dove io poggio le mie cose, quindi non è così impegnativo. Se avete per esempio una porta che va in uno sgabuzzino, dei mobili dello sgabuzzino che non volete vedere in questo modo, questa può essere un'ottima soluzione. Comunque, la prima cosa da fare è prendere la misura dell'apertura che noi vogliamo, su cui vogliamo mettere la tenda. Nel mio caso è 60 cm di larghezza, quindi ho preso le misure 60, e l'altezza è di 70 cm. Quindi per fare una tenda che copre questa superficie, vi dico subito come fare. La misura di 60, che è la larghezza, la dovete moltiplicare per 2. Quindi nel mio caso 120 più 5 cm. Voi fate per 2 più 5 cm, il risultato che ottenete è più 5. Come altezza, ai 70 andate ad aggiungere 13-15 cm. Io aggiungo 13 cm, voi, se volete metterne qualcuno in più, ma seguite il mio procedimento, io ne metto 13. Quindi, in altri termini, avrò bisogno di un pezzo di tessuto 125 per 83 cm. Io ho preparato questo tessuto che mi piace molto, è un tessuto per le tende comprato ad un prezzo molto basso all'IKEA, ma è comunque un tessuto di cotone. Quindi questo è alto 83 cm e largo l'ho ritagliato 125 cm. Allora, come prima cosa, io prendo i lati di 83 e li vado a fare, diciamo, cioè vado a fare il bordo, per intenderci. Quindi prendo il tessuto, mi metto su una superficie abbastanza grande, perché quando lavoro con questi tessuti, quindi lo giro prima per mezzo centimetro circa e poi lo giro di nuovo. Potete fare questa operazione aiutandovi eventualmente con il ferro da stiro, altrimenti lo preparate così con gli spilli, secondo tutta la lunghezza, sia su questo lato che sul lato opposto, quello cioè sempre di 83. Lo prendete, lo girate, lo rigirate, mettete gli spilli. Come vi ripeto, forse è consigliabile usare anche il ferro da stiro per accompagnare bene il tessuto. Nel mio caso è molto leggero il tessuto, ma se è un po' più robusto è sicuramente indispensabile. Una volta che avete preparato con gli spilli, andate alla macchina da cucire e fate un punto dritto secondo tutta questa lunghezza, questo lato e questo qui. Ecco, io ho realizzato un punto dritto e quindi ho fatto questa piccola virgolina. Ho richiuso il tessuto all'interno, vedete? Questo è come io la vedo. Ora, di questo pezzo di tessuto, nel mio caso c'è una parte alta perché le scritte si leggono in questo modo, e questa sarà la parte bassa della tenda. Quindi io vado sulla parte bassa della tenda, cioè quella che resterà in basso, e vado a questo punto a fare
una piegolina in basso. La faccio allo stesso modo di questa laterale, quindi faccio prima queste laterali, se non l'ho fatto prima adesso vado a stirare e poi vado a rifare una piegolina e poi un'altra. Vado o con il ferro da stiro o con gli spilli. Quindi faccio tutta questa lunghezza e poi di nuovo rivado con un punto dritto secondo tutta la lunghezza. Vi mostro un attimo il bordino che ho fatto con il ferro da stiro. Vedete, io ho stirato prima e poi subito dopo. Già lo vedo bene piatto, faccio in un attimo adesso a passare senza rimettere gli spilli perché già ho preso la piega. Quindi se la misura non è molto lunga, dipende dalla tendina che state facendo, potete fare con gli spilli. Se altrimenti vi conviene con il ferro da stiro fare proprio questa piegolina con il ferro da stiro. Adesso procedo con la macchina da cucire. Allora, ecco amiche, io ho rifatto la piegolina anche in basso, vedete anche l'angolo è venuto abbastanza preciso, richiuso in questo modo. Ora dobbiamo sistemare la parte in alto della tendina, in particolare la mettiamo per bene, la stendiamo per bene e ci aiutiamo con gli spilli e con il nostro metro da sarta. Quindi abbiamo fatto laterale, l'altro laterale e la piega in basso, tanto per, io ripeto sempre 100 volte le cose. Adesso dobbiamo sistemare la parte in alto, quindi prendiamo il metro da sarta. Allora, con il metro io, vi ricordate, avevo l'altezza dell'apertura che era nel mio caso di 70, però voglio una tenda lunga almeno 73-74 centimetri in modo tale che copre bene, cioè che non arriva proprio risicata, quindi che copre bene il tutto. Quindi voglio un'altezza della mia tendina di diciamo 73 centimetri. Quindi vado a prendere 73 centimetri, ecco qui, e metto uno spillo. Faccio questa stessa operazione, cioè adesso per farvi vedere bene mi sto spostando, no? Quindi mettete per bene, misurate dalla parte più in basso 73 e rimettete di nuovo uno spillo. Faccio questo, ecco, vi dico, circa a 20 centimetri, quindi ogni 20 centimetri io vado a misurare. In altri termini, ecco, vado a mettere allineate questi spilli in questo modo. Ora lo faccio per tutta la lunghezza. Allora, come vi ripeto, io ho preso questo pezzo dalla parte bassa, ho misurato 73 centimetri ogni circa 20 centimetri, ecco, ed ho messo tutta questa serie di spilli, vedete? Tutti questi sono tutti a 73 centimetri dalla base. Ora io piego il tessuto verso, mettendo rovescio su rovescio, fino ad arrivare allo spillo, in questo modo. Tolgo lo spillo dall'interno e lo posiziono qui. Qui pure lo piego fino allo spillo e poi lo posiziono in alto. Qui pure lo prendo all'interno e lo vado a mettere così. Vedete? Sto facendo la piega in alto in questo modo per avere una tenda che ha tutta quanta una stessa lunghezza. Ok? Ecco, io lo piego, guardate, fino allo spillo, lo spillo sta proprio qui, tolgo lo spillo al di sotto e fermo il tessuto al di sopra. Faccio fino alla fine questa operazione. Quindi su tutta la lunghezza io ho trovato che alla fine adesso questi sono proprio l'altezza che io volevo. A questo punto non devo fare altro, adesso vado di nuovo con il ferro da stiro e vado a stirare tutta questa piega in alto qui. Ora, visto che vado, faccio non solo questa piega in alto, ma faccio anche una piccola piegolina qui in basso dove vado a richiudere il mio tessuto. Ci siamo? Quindi faccio in alto e in basso. Io al ferro da stiro, guardate, ho fatto questo piccolo da richiudere e poi ho segnato per bene la linea questa qui con gli spilli. Ci siamo? Ecco qui, ho piegato per bene.
Ora la macchina da cucire, vado e faccio una cucitura qui in basso. Ecco qui, io ho cucito in alto, questa è la parte anteriore e questo è l'interno. Tolgo a questo punto gli spilli che avevo messo, li tolgo tutti quanti e praticamente la mia tenda, adesso vi faccio vedere. Allora, ho tolto tutti gli spilli, vedete, la mia tenda praticamente è terminata. Solo due cose vi voglio dire. Il punto che ho sempre realizzato per tutte le cuciture è un punto dritto ed è un punto abbastanza lungo, il più lungo della macchina, perché tanto queste sono cuciture che servono, diciamo, fate il più lungo della macchina, sono tutte cuciture dritte, non ha importanza. Poi, mi raccomando, qui fate sempre un punto avanti e indietro, come su quest'altra parte qui, perché questo è un pochino sollecitato in quanto dobbiamo mettere l'asta. A questo punto prendiamo l'asta, la inseriamo all'interno. La misura che vi ho dato io di quest'asola, adesso vi dico di quanti centimetri è e nell'eventualità voi la potete fare più grande. Qui rimane uno spazio di 4 centimetri e mezzo di altezza. Quindi questa mia asta è abbastanza grande, ma ci va in maniera agevole. Ecco qui la mia tendina, la posso posizionare perfettamente nella zona che ho deciso. E io finalmente ho preparato la tendina per il mobile della mia craft room. Finalmente vedo la mia stanza un pochino più ordinata. Ciao amiche, io vi saluto, vi abbraccio, spero che questo tutorial molto semplice possa essere utile per voi per fare delle cose belle per la vostra casa. Ciao, se vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento, sono sempre molto molto graditi. Ciao amiche, al prossimo tutorial.